famiglie che sostengono altre famiglie con minori che si trovano a vivere un momento di difficoltà, offrendo il proprio tempo e la propria disponibilità per scoprire il valore dell'accoglienza e della solidarietà. E questo è l'obiettivo del mese dell'affido e dell'accoglienza, che quest'anno giunge alla quinta edizione con un ricco programma di eventi che andranno avanti per tutto il mese di giugno e che sono stati presentati all'Aurum di Pescara dall'assessore comunale alle politiche sociali Adelchi Sulpizio. Ma noi oggi annunciamo questo programma, un programma variegato che vede tanti, tanti, tanti eventi, con il quale noi spieghiamo alle famiglie che è possibile fare un gesto di aiuto nei confronti di questi ragazzi che hanno bisogno di aiuto, ospitando in affido qualche ragazzo all'interno della loro abitazione, all'interno della loro stessa famiglia. Spieghiamo che non è complicato, spieghiamo che si può fare, che il comune c'è, che dà il supporto, quindi vogliamo divulgare che c'è questa possibilità. E ringrazio anche Rete 8, la vostra testata, perché noi avremo anche un evento qui all'interno dell'Aurum con gli amici di Interno 8, una puntata intera, andremo per l'appunto a spiegare, anche raccontando esperienze di famiglie che hanno vissuto l'affido e che hanno capito quanto è importante anche questo gesto nei confronti di ragazzi meno fortunati. L'appuntamento con la squadra di Interno 8 è per venerdì 25 giugno alle ore 20 presso il piazzale Michelucci dell'Aurum di Pescara, con una puntata speciale dal titolo Affido sotto le stelle. La squadra del programma televisivo, composta dai giornalisti Luca Pompei e Paola De Simone e l'attrice Tiziana Di Tonno, dialogherà con il cantautore abruzzese di respiro internazionale Setac e con Nicolò Agliardi, cantautore, compositore e genitore affidatario. Dal 4 giugno al 29 giugno le iniziative per sensibilizzare la cittadinanza sui temi dell'affido e dell'accoglienza saranno davvero tanti, tra convegni ed eventi culturali, come spiega anche Maria Rita Paoni Saccone, assessore comunale alle politiche della famiglia. Quest'anno abbiamo avuto questa nuova idea di proporre una collaborazione, una sinergia tra l'affido familiare, l'adozione e l'aspetto invece culturale. Infatti ci sarà la possibilità per i genitori affidatari di poter partecipare a dei laboratori di didattica dai bambini da 6 anni in su. È importante che questi genitori conoscano quello che viene offerto a livello culturale all'interno della nostra città per poter far sì che si possano avvicinare il più possibile a queste forme di sinergia tra la parte che riguarda l'affido e la parte che riguarda invece la cultura. E ci sarà anche un evento finale il 25 giugno qui al piazzale Michelucci, dove potranno partecipare almeno 150 persone. Sarà obbligato la prenotazione, visto che siamo ancora in emergenza Covid.